Oh, finalmente! Da quanto tempo vi aspettavo? Ci dica? Volete fare una bella foto? Facciamo una bella foto! Ma, da quanto tempo non fate una foto? Ma, da piccolini! Da piccoli, da bambinetti! Eravamo fanciullini, vero? E non vi siete fatto più una foto? No, non c'è stato modo! Aspettavamo proprio il momento e questo è il momento giusto. E io faccio una bella foto, proprio una potete proprio ricordare. Ci mettiamo in camera? Sì, in camera, no, quale camera? Ci devo stringere chiaramente perché io stringo. Io semplicemente stringo. Un po' esagerata la cosa. Allargate un pochettino. Un pochettino. Più largo. Ancora più largo? Ancora più largo. Ma ho capito, ma esco fuori camera. Infatti, fuori camera, c'è un problema allora. Allora, vengo un po' più. Allora, come state? Noi bene, è pronta questa macchina? Questa macchina è pronta, allora al mio 3 partiamo, eh? Sì. Uno, due, c'è qualcosa che fanno mi convince qua. E noi eravamo già immedesimati, concentrati. Lo so, eravamo già concentrati. E il centro è questo, concentrato in questo. Chi ci dice? Allora lei è troppo vicino, si sposta un attimo leggermente così. Più indietro. A questo punto vada proprio dietro. Si abbassi leggermente. Io abbasso, va bene? Sì. Come va? Come vanno le cose laggiù? Va bene? Sì, sono passato. 3, 2, 1. Guarda. Ah, oh, ecco. E sta solo lei, signore. E che fa la giocata nascondita? Ma no, così! Ma non si abbassi, mi ha detto si metta di lato, si abbassi, ti vedo l'abbassato! Spiace, la foto è stata fatta, mi dispiace per lei. Ma guarda che no! In uno spazio così indifeso ci muoviamo tutte quante marionette narratrici. Siamo sempre ben guardate, siamo sempre manovrate, siamo sempre noi dirette, marionette assai perfette. Abbiamo il dono di parlare e soprattutto di raccontare delle storie, delle vicende di furfanti e di guerrieri che non usano la spada, ma la lingua e i pensieri che si innalzano leggeri in questo cielo senza fine. Aspetta.